Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG che apriamo con l'omicidio di Vincenza Saracino, la donna trovata sgozzata ieri sera in un casolare a Preganziola. Aveva 50 anni, era di origini pugliesi e viveva a Treviso, dove gestiva un sexy shop con il marito. I testimoni hanno detto di averla vista prima in giro in bicicletta e poi vicino a un supermercato. A denunciarne la scomparsa è stato il marito, che si è presentato ai carabinieri. I militari hanno già sentito due volte l'uomo mentre si stanno analizzando i filmati della zona. Attorno all'edificio diroccato dove è stato trovato il cadavere c'è un ampio prato incolto che vedete in questo momento nelle immagini. Non è certo se Vincenza Saracino sia stata uccisa all'interno del casolare, non si esclude che sia stata trascinata lì lontana da occhi indiscreti dopo essere stata ferita a morte. La sua bicicletta è stata ritrovata poco distante dal casolare all'esterno, e su questa vicenda noi tra poco ci collegheremo in diretta con Christian Arbeit per avere le ultime novità per quello che riguarda le indagini. C'è un'altra notizia di maltrattamenti in famiglia che arriva dalla provincia di Venezia, dove un 42enne straniero è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Martellago. La misura è stata adottata dopo che i militari, allertati dalla centrale operativa della compagnia di Mestre, sono intervenuti nell'appartamento della famiglia dell'uomo, sorprendendolo sul balcone mentre spintonava con veemenza la moglie. Gli investigatori sono riusciti a bloccare l'aggressore, che stava agendo contro la compagna incurante della presenza dei figli minori. È stato poi accertato che non erano occasionali le violenze subite dalla donna, che non aveva mai sporto denuncia. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Venezia. Sempre a Venezia la Guardia di Finanza ha sequestrato, anche questa è una notizia dell'ultima ora, 140 kg di tabacco di contrabbando da masticare messo in vendita tra Venezia, Padova e Udine. Due persone di origini pakistane sono state denunciate all'autorità giudiziaria. E un altro mistero riguarda la morte di Alex Marangon. Venerdì è stata disposta l'autopsia, intanto emergono ulteriori particolari sulla festa New Age a cui aveva partecipato. Alex aveva deciso di fare un bagno nel Piave nel pomeriggio appena arrivato all'abbazia di Bidor. Alex aveva saputo della festa tramite un tam-tam, non conosceva direttamente gli organizzatori, un evento al quale hanno partecipato una ventina di persone, dedito alla meditazione e all'ascolto di musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Cosa sia accaduto alle 3 del mattino per far uscire il 25enne velocemente dall'abbazia di Vidor e borbottando qualcosa, saranno le indagini ad accertarlo. La procura, con il pubblico ministero Giovanni Valmassoia, ha aperto un fascicolo come atto dovuto per morte come conseguenza di altro reato. Non ci sono al momento persone indagate. Sarà l'autopsia, che sarà effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, a chiarire le cause della morte del giovane. Venerdì mattina in tribunale a Treviso verrà conferito l'incarico e lo stesso giorno sarà eseguito l'esame autoptico e tutti gli accertamenti tossicologici per accertare le condizioni psicofisiche del ragazzo. All'evento, che abbraccia la medicina e la cultura delle tradizioni sciamaniche, i partecipanti potrebbero aver assunto la ayahuasca, una pianta considerata curativa, ma che se presa in quantità maggiori potrebbe dare effetti allucinogeni. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, nulla viene scartato né tralasciato. Se Alex fosse stato, ma il condizionale d'obbligo, sotto l'effetto di questa pianta, potrebbe essere uscito andando incontro alla tragedia. La zona è impervia ed il Piave da sempre è pericoloso, ancor più con l'oscurità. Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda, però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Nelle ultime ore si è svolto nell'obitorio dell'ospedale di Montebelluna un ulteriore esame esterno della salma. Il giovane non ha segni evidenti di aggressione, non ha nessuna ferita da difesa nelle mani, ha una lesione all'addome ed un morso forse causato da un animale. Inoltre aveva
all'occhio ed una parte del volto tumefatto, ferite che potrebbero essere compatibili con l'urto del corpo trascinato dalla fortissima corrente del Piave per almeno 4 chilometri fino a dove è stato trovato, con pietre e rami presenti nel fiume. Intanto gli investigatori, dopo aver sentito i partecipanti all'evento, stanno continuando gli accertamenti sul cellulare di Alex per verificare se avesse o meno chiamato qualcuno prima della tragedia. Quando alle 3 era uscito, gli altri ragazzi, non vedendolo rientrare, lo avevano cercato fino alla mattina, poi l'allarme e le ricerche. La speranza di ritrovarlo vivo si è infranta sul Piave, in un isolotto a Ciano del Montello. E allora, per le ultime novità sulle indagini che riguardano questo caso, ascoltiamo cosa ha detto il procuratore di Treviso Martani, che è stato raggiunto pochi istanti fa da Christian Arbeut. Siete in attesa di conoscere gli esiti dell'autopsia? L'autopsia qui, non so già la data, sarà domani, e poi vedremo. L'autopsia, sapendo le cause della morte, si potrà verificare se c'è stata, se questa morte è dovuta a qualche reato o se invece una fatalità. Ecco, diciamo che il fascicolo in questo caso proprio si chiama, qual è la fattispecie di reato? Morte conseguente d'altro reato. Esattamente, morte come conseguenza di altro reato, ma questo è un'ipotesi che viene fatta per poter fare un'autopsia, per poter aprire un fascicolo, anche in assenza di evidenze specifiche. Poi l'esito dell'autopsia si dirà se effettivamente la morte è stata la conseguenza di un altro reato, in particolare di assunzione di sostanze illecite. Questo lo diranno gli esami tossicologici. Esatto, esattamente, lo diranno gli esami tossicologici che verranno fatti sui liquidi prelevati, su parti di organo prelevate nel corso dell'autopsia. Ecco, siete riusciti a ricostruire l'intera rete di persone che erano accanto ad Alex sabato notte? Questo è prematuro per dirlo, questo vedremo, ma anche perché poi se non dovesse risultare niente dall'autopsia non ha neanche tanto senso. Diciamo prima l'autopsia, insomma, poi le indagini, cioè, ci sono anche le assunzioni di informazioni, perché chiaramente non va aspettato comunque troppo, ma cioè, da un punto di vista logico viene prima l'esito dell'autopsia. Anche perché, diciamo, da un primo esame autoptico, dalla prima ispezione cadaverica, si sono esclusi segni evidenti di violenza da parte di terzi. Quello sì, insomma, non sembra, cioè, non ci sono segni di violenza evidenti da parte di terzi, ci sono dei segni di lesioni sul cadavere, ma il cadavere è stato trascinato nelle acque del Piave per vari chilometri, quindi queste sono compatibili con il trascinamento del corpo nel Piave. Ecco, poi l'autopsia ci dirà se qualcuna di queste lesioni è stata prodotta quando la vittima era ancora viva. Ecco, anche quel morso, diciamo, c'è un morso. Questo ce lo dirà, se era stato inferto in vita o in morte, ce lo dice l'autopsia. E se magari facesse parte anche quello di un rituale? No, questo non è nessun elemento per dire che facesse parte dei rituali il morso, no, assolutamente. E questo è il procuratore di Treviso Martani, avvicinato pochi istanti fa da Christian Arbeut. Con Christian Arbeut ci collegheremo tra pochissimo per avere gli ultimi aggiornamenti sulle indagini per l'omicidio di Vincenza Saracino. Intanto ci spostiamo momentaneamente a Vicenza, dove si è riunito il Comitato di Ordine Pubblico in Prefettura, ma ne parleremo anche di questo tra un attimo. Nel frattempo andiamo a Vigonza, dove per parlare del femminicidio di Giada Zanola, la 33enne bresciana, andiamo a Mogliano per raccontarvi una storia di ladri che sono, e di cittadini che sono trovati faccia a faccia col ladro, poi vedremo anche tutti i servizi che vi ho preannunciato. Il ladro se l'è visto davanti, lei? Il ladro me lo sono visto, sì, a 50 centimetri, sì. Si sveglia nel cuore della notte e si ritrova faccia a faccia con un ladro, in piedi, dritto di fronte a lei, con il volto nascosto da un passamontagna. Un vero incubo per Luisa, che stava dormendo a casa della mamma nella loro villetta in via Rimini a Mogliano. All'una e un quarto sento di colpi fortissimi e mi sono alzata e sono scesa agli scalini, sono venuta qui in entrata e ho visto questo personaggio con il cappuccio nero in testa, aveva dei guanti neri, vestito di nero, sembrava un film veramente, un incubo, e quindi io mi sono avvicinata perché lui non si è accorto di me.
Ma quando mi sono avvicinato ho cominciato a urlare: cosa fai? Vai via, vai via, vai via. Insomma, quindi questa cosa veramente. Lui ha alzato gli occhi, mi ha visto e è scappato. Nel frattempo lui aveva rotto il portone e il portone non riuscivo più a richiuderlo. Il tentato furto è stato denunciato ai carabinieri e le indagini sono iniziate subito, nonostante siano pochi gli elementi a disposizione dell'arma per identificare l'uomo. Il portone l'abbiamo fatto già riparare perché chiaramente io comunque. Questa era praticamente la fessura che ha ricavato, adesso l'abbiamo fatta incollare e qui però all'interno era già tutto aperto. In via Rimini il panico si è diffuso in fretta. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere a casa nostra, ci dice Luisa. Noi siamo bersagliati, noi non è la prima volta, da noi sono venute tante volte, 8-9 volte tutte, sì. In tantissimi anni stiamo parlando. E hanno rubato con noi tantissimi anni fa, in 5 in casa, e ci hanno portato via un sacco di roba con 5 persone che dormivano in questa casa. In questa zona vivono molte persone anziane e siamo preoccupati per quello che potrebbe succedere, continua Luisa. Nel caso i ladri reagissero, ora mia madre come farà a rimanere in casa da sola? L'abitazione si trova in una zona poco frequentata, a ridosso di un'ampia area verde che agevola la fuga dei banditi dopo i colpi. Intanto un appello a tutto il vicinato, perché tutti orecchie tese e occhi aperti, perché tutti ci si può dare una mano, ma anche le forze dell'ordine che chiaramente sì, devono se possono che siano più presenti. E allora, come detto, il punto sulle indagini riguardo il femminicidio di Giada Zanola, la 33enne di Brescia, uccisa a Vigonza a fine maggio dal compagno Andrea Favero, che si trova in carcere. In casa è stata trovata del benzodiazepine. La donna dunque sarebbe stata drogata e poi gettata ancora viva dal cavalcavia. Si profila dunque l'ipotesi della premeditazione. Giada Zanola sarebbe stata drogata con benzodiazepine comprate in farmacia con una ricetta regolare dal compagno Andrea Favero, che poi l'ha gettata dal cavalcavia stordita ma ancora viva. Boccette contenenti questo tipo di psicofarmaci sono state ritrovate dai poliziotti della squadra mobile di Padova in casa della coppia in via Prati a Vigonza e nell'auto C-Max che la notte del 28 maggio in cui è stata uccisa Giada era stata ripresa mentre percorreva la strada verso il cavalcavia sopra l'autostrada da dove la giovane mamma è stata lanciata. Tracce di benzodiazepine sarebbero state trovate anche nel sangue di Giada durante le analisi tossicologiche. La ricetta per l'acquisto del potente ansiolitico era intestata proprio da Andrea Favero, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio. Per questo potrebbero essere effettuati esami anche del suo sangue per vedere se anche lui ha assunto questo farmaco. L'acquisto di questi psicofarmaci potrebbero aggravare la sua posizione perché potrebbe scattare anche l'accusa della premeditazione del delitto. Giada Zanola è stata stordita e poi gettata dal cavalcavia lo scorso 28 maggio. Nessun medico le aveva prescritto benzodiazepine. Pochi giorni prima di essere uccisa aveva inoltre confidato ad un'amica di sentirsi stanca e debole e di temere di essere avvelenata dal compagno e padre di suo figlio che voleva lasciare. Ci occupiamo di un altro omicidio, quello di Vincenza Saracino, la donna che è stata trovata sgozzata in un casolare a Preganziole. Ci colleghiamo immediatamente per le ultime novità con Christian Arboit. Buongiorno Christian. Buongiorno a te Filippo, a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Si è appena concluso qui in Tribunale a Treviso un breve punto stampa informale con il capo procuratore Marco Martani, l'ennesimo omicidio in terra veneta, nella terra della Marca in particolare. Questa volta una donna di 50 anni, Vincenza Saracino per l'appunto, trevigiana ma originaria della provincia di Molfetta, che con il marito gestiva il sexy shop De Sade di Preganziola lungo il terraglio proprio alle porte di Preganziola. Da qui la donna è partita nella giornata di martedì in sella alla propria bicicletta alle 17:30 di sera per poi recarsi nel vicino Iperlando, il supermercato
il supermercato appunto noto in zona. Qui ha fatto la spesa, ha ripreso la sua bicicletta e si è recata con ogni probabilità in un bar di sette comuni per acquistare delle sigarette. Da lì si sono perse letteralmente le sue tracce. L'allarme, la nota diramata dalla prefettura e poi l'epilogo ieri sera dopo le 18:30, quando un carabiniere ha intravisto il cavalletto della bicicletta della donna in un cespuglio di lì a poche decine di metri, il ritrovamento della donna, appunto in questo casolare, donna che risultava vestita con i vestiti della scomparsa e che riportava due evidenti ferite, due fendenti, uno al collo, sostanzialmente sotto l'orecchio, l'altro sulla mandibola. Quello fatale sarebbe stato appunto quello sotto l'orecchio, sul collo, praticamente sgozzata. Resta da capire se il killer abbia utilizzato un cacciavite o un coltello, ma questo appunto sarà l'autopsia a stabilirlo, autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni, forse già entro la settimana. Adesso l'incarico sarà chiaramente conferito nelle prossime ore dal PM Giovanni Valmassoi, che si sta occupando del caso. Nelle scorse ore sono stati sentiti i familiari, in particolare il marito della donna, ma appunto per il momento si procede per omicidio. Ovviamente con un fascicolo aperto a carico di ignoti. Ma Filippo, ti lascio con le parole molto precise, molto puntuali, come sempre, del procuratore capo Marco Martani, e ovviamente subito dopo a te la linea. Procuratore Martani, sono ore importanti di indagini serrate, questo nuovo omicidio che sconvolge la Marca. Purtroppo è avvenuto un altro omicidio, ma d'altra parte siamo un territorio con 900.000 residenti, quindi ci sta statisticamente parlando che ci siano anche degli omicidi, purtroppo. E senta, come state procedendo in relazione a questo caso? Nei prossimi giorni ci sarà l'autopsia, che sarà affidata all'Istituto di Medicina Legale di Padova, ci darà notizie più dettagliate sulle cause della morte e sull'orario della morte. E per il resto si seguono le prassi investigative tipiche dei reati di omicidio, che voi ben conoscete. Al momento stiamo procedendo contro ignoti. E non ci sono sospetti particolari in questa fase? Se stiamo procedendo contro ignoti è perché non abbiamo indizi significativi nei confronti di nessuno. E senta, adesso state ricostruendo gli ultimi minuti di vita della cinquantenne, vi state anche aiutando con le telecamere, con delle testimonianze, con che cosa? E con tutti quelli che sono gli strumenti tipici di indagine per i casi di omicidio, che non è il caso di stare a ripetere, anche perché dare dettagli significherebbe dare ulteriore vantaggio all'assassino, che già ha un vantaggio di 24 ore rispetto al momento in cui ha commesso il fatto e a quello in cui è stato scoperto il cadavere. E quindi, insomma, di più non posso dire al momento. Ecco, in questo momento però non sembra una rapina, anche perché è stata ritrovata la borsetta della donna. No, quello no, non sembra una rapina, ma insomma è presto per fare delle ipotesi precise sul movente, quando non si ha neanche un'idea precisa di chi possa essere stato. Ecco, quindi. Due i fendenti, uno in particolare, quello letale. Ci sono due fendenti. Uno al collo e uno alla mandibola, e presumo che quello letale sia al collo, ma questo l'autopsia sarà più precisa. Bisogna capire se la donna sia stata trascinata o meno, fondamentalmente. Su quello non sono in grado di dare dei dettagli, non sono in grado di dare dettagli. Interverranno probabilmente nel prossimo ore anche gli agenti della scientifica. Certamente, siamo qui, anche gli accertamenti di polizia scientifica in questi casi sono importantissimi. Voi avete già sentito il marito, la figlia, i contatti più stretti? Beh, sì, ma sicuramente il marito, che è quello che ha avvisato della scomparsa. Ecco, tutti gli altri, come prassi, vengono tutti sentiti. Diciamo che passerete ai raggi X, evidentemente. Sì, beh, certamente ci sarà, ovviamente, come è tipico di questi casi, si partirà dalla vita della vittima, dalla rete delle relazioni sociali. Ecco, questo. Inevitabilmente. Beh, prassi in questi casi.
Questo era il procuratore di Treviso, e, intervistato pochi istanti fa da Christian Arboit. Noi adesso voltiamo pagina e ci trasferiamo a Porto Marghera, dove oggi è arrivato il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo Bixi, per un'importante inaugurazione. Ci colleghiamo con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi si potrebbe definire una giornata storica per Porto Marghera e in generale per la portualità della nostra regione, perché è in corso, come vi facciamo vedere anche dalle immagini, la cerimonia di inaugurazione ufficiale proprio per i lavori della realizzazione del primo stralcio del progetto del futuro terminal container Montesindial a servizio del porto di Venezia, del sistema manifatturiero e produttivo della regione e del nord-est. Come vedete in questo momento stiamo proprio anche inquadrando l'area in cui sorgerà, un valore tra l'altro di opera per 189 milioni di euro, e con la consegna di queste aree che in realtà è avvenuta lo scorso marzo proprio da parte dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale all'accordata di imprese, tra cui c'è anche Fincantieri Infrastructure Opere e Marittime S.P.A., un progetto molto ambizioso, come l'ha definito lo stesso presidente dell'autorità portuale Di Blasio, una giornata storica, come vi ho detto anche poco fa, e appunto alla presenza, come hai anticipato, del vice ministro alle infrastrutture Rixi, che tra l'altro parlerà a breve, perché l'inaugurazione è iniziata un po' in ritardo proprio per questioni logistiche. Per quanto riguarda in sintesi il progetto, che è un progetto completamente autonomo, che è stato affidato alla gestione commissariale, un'area industriale dismessa su una superficie di 90 ettari con un fondo di banchina di circa 1600 metri, quindi è davvero un'opera imponente. Questo è il primo di tre stralci, poi ci sarà il secondo caratterizzato da una piattaforma intermodale dotata di un doppio fascio ferroviario che collegherà l'infrastruttura alla rete ferroviaria nazionale, e un terzo e ultimo stralcio che comprende le zone di stoccaggio dei container, viabilità e impiantistica di servizio. Ricordiamo che oggi anche qui a Porto Marghera è andato in scena lo sciopero dei portuali, sciopero a livello nazionale, che chiede il rinnovo del contratto. Dunque abbiamo chiesto anche questo al presidente dell'autorità portuale Di Blasio poco fa, ha detto che sinceramente lui si aspettava che non si arrivasse a questo punto, ma che si riesca a risolvere la situazione in breve tempo per quanto riguarda appunto il rinnovo del contratto. Questo è quanto, se non ci sono domande io restituisco la linea. Grazie, grazie Ilaria Marchiori, in collegamento da Porto Marghera con Simone Merlo. Noi ora parliamo di Chiara Tombolato, la moglie di Davide Baggio, morto in un incidente stradale in Egitto. Anche lei era rimasta coinvolta da questo incidente. La donna potrà essere operata in Italia. Potrebbe essere anticipato il rientro in Italia di Chiara Tombolato, la 55enne di Cittadella, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in Egitto, dove ha perso la vita il marito Davide Baggio, 56enne. La donna è ricoverata all'ospedale di El Gouna in Egitto. Le sue condizioni consentirebbero il trasferimento con un volo aereo sanitario, che potrebbe dunque riportarla a casa nei prossimi giorni per sostenere un nuovo intervento chirurgico. Nella tragedia che ha sconvolto la famiglia Baggio e l'intera comunità cittadellese, finalmente una buona notizia. Chiara Tombolato potrà rivedere i suoi figli e i familiari, che nel frattempo dovrebbero raggiungere l'Egitto per effettuare tutte le pratiche burocratiche per il rientro in Italia della salma di Davide Baggio. Il dramma è avvenuto sabato scorso. La coppia, partita da Hurghada, era a bordo di un'auto e stava andando a fare una gita a Luxor. Il pullman era pieno e quindi si sono rivolti ad un autista per il noleggio di un mezzo, che poi è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale. Però la notizia di una scomparsa, siamo in provincia di Belluno, di un turista tedesco di 73 anni che da sabato scorso manca da un bed and breakfast di Follina, dove era arrivato da qualche settimana a tappa di un lungo giro. Ieri sera attorno alle 21, su richiesta dei carabinieri, è stato attivato il soccorso alpino di Cortina. Il telefono del 73enne suona libero ma non risponde, e la tracciatura lo ha individuato dapprima nella zona di Col Druchet, dove si sono subito concentrate le ricerche stanotte.
notte e poi nella zona di Pocol. Dell'uomo però nessuna traccia. A Cortina stanno operando, oltre ai volontari del soccorso alpino e ai militari della Guardia di Finanza, anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato sorvoli con i droni dotati di apparecchiatura in grado di rilevare i cellulari. A un anno di distanza dalla sparatoria di Fara, il sostituto procuratore di Vicenza ha chiesto l'archiviazione per il carabiniere che ha ucciso un 28enne originario del Marocco. A più di un anno da quella tragica vicenda arriva una svolta nell'inchiesta sulla sparatoria di Fara, nella quale è morto un marocchino di 28 anni e un agente della polizia locale è rimasto ferito in modo gravissimo. Il sostituto procuratore di Vicenza ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Stefano Marzari, il vice brigadiere dei carabinieri che aveva sparato a Soufiane e Boubagara. Il militare, infatti, avrebbe agito per legittima difesa. Andrebbe così a decadere l'ipotesi di reato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, visto che per la procura berica il militare avrebbe fatto fuoco per proteggere se stesso e gli agenti della locale intervenuti per disinnescare una situazione drammatica. Infatti risalgono al 24 aprile dell'anno scorso, quando il marocchino era stato visto correre scalzo per le strade di Colceresa, vestito con una tunica. L'uomo gridava frasi in arabo e aveva danneggiato alcune auto parcheggiate lungo la strada, i cui proprietari avevano chiamato i carabinieri. Una pattuglia dei militari di Tiene aveva intercettato il giovane a Fara, ma i tentativi di fermarlo e calmarlo erano andati a vuoto. Ne era nata una colluttazione durante la quale il marocchino era riuscito in qualche modo a sottrarre la pistola a uno dei militari. A questo punto la situazione era diventata incontrollabile e il nordafricano aveva sparato alcuni colpi che avevano raggiunto Alex Frusti, l'agente della polizia locale accorso per dare supporto ai carabinieri. Marzari aveva sparato a Boubagara uccidendolo, mentre l'agente ferito se l'è cavata per miracolo. Entrambi i rappresentanti delle forze dell'ordine sono difesi dall'avvocato Nicola Guerra del Foro di Vicenza. Resta comunque ignota la causa dello stato di agitazione del marocchino in quel giorno. L'autopsia non ha evidenziato la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il 28enne era stato raggiunto da 6 colpi, dei quali 3 ritenuti mortali. La cronaca: la notte scorsa tra mercoledì e giovedì 4 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Guizze Basse a Campo San Piero per un incidente stradale tra 2 automobili, ferite le 2 persone alla guida. Ancora un incidente lungo le strade della provincia di Padova. La scorsa notte 2 donne sono rimaste ferite in uno schianto avvenuto a Campo San Piero in via Guizze Basse. Le 2 auto coinvolte si sono scontrate frontalmente. Una dei 2 mezzi, a causa dell'impatto, ha carambolato finendo orizzontalmente tra la strada e la pista ciclabile che la costeggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgorico, che hanno messo in sicurezza i mezzi e sgomberato le carreggiate. Immediato l'intervento del SUM 118 del vicino ospedale, che hanno subito trasferito i 2 feriti in pronto soccorso. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. E un grave incidente si è verificato nella notte anche a Loria, ha coinvolto anche una minorenne che sarebbe molto grave. Un'auto con a bordo 3 giovani di Asole del Bellunese si è ribaltata schiantandosi contro una centralina dell'Enel. L'intervento dei vigili del fuoco è arrivato intorno all'1 di notte in via Balbi all'altezza del civico 49 e si è concluso solo alle 3 di mattina. La squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, dopo aver messo in sicurezza l'auto, ha soccorso le 3 persone a bordo. Si tratta di 3 ragazzi di 16, 18 e 22 anni. Tutti e 3 sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM 118. Uno dei 2 feriti, la ragazza 16enne, è stata trasportata con l'elisoccorso a Treviso in codice 3, mentre gli altri 2 giovani sono stati ricoverati a Castelfranco Veneto e non sono in pericolo di vita. E ora parliamo di sanità, perché se ne è parlato a lungo sia ieri che l'altro ieri. L'abbattimento delle liste d'attesa è stato prima annunciato dalla Presidente della Regione Luca Zaia, poi con una serie di conferenze stampa anche da tutte le aziende sanitarie della Regione. Questo è il punto di vista di chi governa il Veneto. C'è però anche un altro punto di vista e ce lo facciamo raccontare adesso da Valentina Visentin, che è in collegamento in diretta da Padova. A te, Valentina.
Sì, buongiorno da Padova, qui con me Antonino Pipitone, ex consigliere regionale, medico, quindi è della materia e esponente di Padova Bene Comune. Parliamo di liste d'attesa, come hai ben detto Filippo, in questi giorni se ne è parlato molto con l'annuncio delle varie aziende sanitarie locali dell'abbattimento, della riduzione sostanziale delle liste d'attesa per chi insomma cerca di prenotare le visite, però forse i fatti vengono un po' smentiti, perché Antonino Pipitone quello che è stato detto in questi giorni è parzialmente vero, quindi non del tutto corretto. Ma io non voglio contestare quello che la Regione e le URSS stanno, come dire, mettendo in stanno pubblicando in questi giorni, in queste ore, sulle liste di attesa per le urgenze, per le priorità. C'è un dato che comunque va sicuramente messo in ordine, cioè una cosa è la statistica, una cosa è la realtà. Il mio invito è ai cittadini, fate una richiesta di prenotazione al CUP di riferimento e vedete se veramente le liste d'attesa sono state abbattute oppure no. Cosa non quadra? Perché si parlava una volta dei cosiddetti galleggiamenti. Beh, non quadra perché una volta i pazienti venivano presi in carico al CUP, nel senso io chiamavo il CUP, mi rispondeva, mi diceva va bene, lei ha bisogno di una visita diabetologica, parlo del mio caso, benissimo, la richiameremo appena si libera un posto. Questo ha creato un accumulo enorme di pazienti che poi è stato difficile smaltire. Viene smaltito in questi mesi, diciamo in queste settimane, in questi mesi. Adesso non è più così, adesso tu chiami il CUP, se ti rispondono ti dicono richiami che non c'è posto, se c'è posto ovviamente te lo danno, se no devi richiamare sperando di... E questo ha creato tutta una serie di situazioni per cui i galleggiamenti non ci sono più perché non viene più preso in carico il paziente. Le liste di attesa... ovviamente se sono lunghe non puoi metterlo dopo perché sono troppo lunghe, quindi il paziente viene da un lato abbandonato a se stesso, quindi o prenoti privatamente oppure non prenoti più ed esci fuori da un circuito di cure che è molto pericoloso. Nel suo campo, la diabetologia, ci sono prenotazioni fino a che periodo? Ma io parlo per me, chi vuole prenotare per me qua a Padova deve, andiamo a ormai a dicembre 2025, significa che sono state bloccate le prenotazioni e quindi c'è tanta gente che aspetta di che si aprano le prenotazioni del 2026, che è una cosa francamente assurda. Noi abbiamo avuto una collega che è andata via in gravidanza, giustamente, per fortuna abbiamo avuto una giovane collega che ha avuto un bambino, visto che abbiamo carenza anche di nascite, è stata via praticamente un anno ed è ancora via, non è stata sostituita. I pazienti che aveva la mia collega, che sono 38 ore, ha 38 ore settimanali, sono stati in parte spostati, in parte li abbiamo dovuti dividere, quindi creando una situazione complicatissima, quando c'era la possibilità di sostituirla e non ce l'hanno sostituita. Allora, questo è uno dei motivi per cui, a mio avviso, come fai a risolvere il problema? Devi investire soprattutto sul territorio, in maniera forte, forte, impegnativa, seria. Grazie allora ad Antonino Pipitone, da Padova è tutto, linea allo studio. E allora, continuando, grazie naturalmente a Valentina Visentine, continuando a parlare di sanità, vediamo per esempio quali sono stati i risultati che sono stati illustrati all'ULS 2 Marca Trevigiana. Qual è la situazione liste d'attesa nella Marca? Beh, la situazione di liste d'attesa nella Marca per quanto riguarda i galleggiamenti in pregressi è stato fatto un ottimo lavoro, ringrazio tutti i medici e gli infermieri, i collaboratori che lavorano, i CUP manager, cioè voglio dire è stato fatto un abbattimento del quasi l'87%, quindi devo dire che il risultato si vede e abbiamo questa grande soddisfazione. È chiaro che dovremo lavorare perché abbiamo un aumento del 17% delle richieste da parte ovviamente delle visite specialistiche, che significa per noi 561.000 visite in più nell'arco dell'anno 2024.
L'ASL 2 Marca Trevigiana è prima in Veneto per la riduzione delle liste d'attesa, con una diminuzione dell'87% per le visite programmabili e del 94% per quelle differibili. Un risultato notevole, specialmente considerando la carenza di circa 150 medici. Nonostante il successo, l'ASL 2 si confronta con un incremento del 17% nelle nuove prescrizioni nei primi 5 mesi del 2024, un trend che potrebbe portare a oltre 561.000 visite aggiuntive in un anno. Numeri incoraggianti per molti aspetti, che però hanno anche un rovescio della medaglia. Negli ultimi mesi del 2024 le prestazioni galleggianti hanno rallentato la loro discesa a causa dell'aumento delle nuove prescrizioni. Comunque, nonostante questo, grazie alle azioni che sono state messe in opera, noi abbiamo registrato un grande miglioramento, perché riusciamo a tenere il passo delle prestazioni che entrano ogni giorno, ogni settimana, e riusciamo anche ad affrontare il cumulo delle prestazioni che avevamo in arretrato. La sfida è ora quella di bilanciare l'efficienza raggiunta nell'abbattimento delle liste d'attesa con la gestione dell'aumento delle richieste, per garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema sanitario trevigiano. Quindi la nostra organizzazione, i nostri medici, i nostri infermieri devono affrontare queste prestazioni in più che vengono prenotate e anche erogare tutte le prestazioni che erano già in arretrato. Allora, così a Treviso, ma andiamo a Vicenza. Allora, per sentire i cittadini nei pressi dell'ospedale al San Bortolo su questo annuncio e se corrisponda a quello che è stato il loro percorso sanitario. Liste d'attesa, che esperienza avete, come le giudicate? Noi qua all'ospedale di Vicenza nessuna lista d'attesa, più che contenti, sia del personale che dei medici, assolutamente soddisfatti. Non male, si aspetta qualcosa, però avviene, e abbastanza gentili. Noi siamo di Bassano de Grappa. Bene, ben arrivati. E mio marito è sempre sotto controllo qui all'ospedale di Vicenza. Avete avuto dei problemi con le liste d'attesa per le visite? Per le visite a Bassano sì, qua non so, perché mi sto chiedendo appunto, sto venendo per chiedere qui, perché penso che a Bassano dovrei andare per farmi le cataratte fra 2 anni. Faccio in tempo a diventare cieca. Ieri ho incontrato una persona, diceva che erano 2 anni che aspettava per fare un holter. 2 anni. Io invece l'ho avuto in 40 giorni. Per lei? Abbastanza bene, anch'io, grazie, sì, per quello. È capitato qualche volta, però diciamo che la lista d'attesa è intorno a un mese, un più o meno al massimo, così. Dopo sono richiamato. Quindi è tollerabile una cosa? Sì, dai, accettabile, sì, dai. Ci sono dei momenti e degli esami che richiedono dei tempi eccessivamente lunghi. Per esempio un'ecografia addominale e per una persona oncologica di routine che ci voleva più di un anno di attesa. Poi il personale è disponibile, è pronto ad aiutare, ci sono anche ovviamente dei punti positivi. Anche se hai un appuntamento, qualcosa devi aspettare, però non è da aspettare una giornata, insomma, ecco. Dunque siamo nell'ordine, secondo me, del tollerabile. Per dove devo andare io sono contenta, sempre stata contenta. Ci fissano già l'appuntamento per la volta dopo, quindi non dobbiamo neanche far fatica. Se dobbiamo spostare l'appuntamento, ce lo spostano da una settimana all'altra senza problemi, quindi non possiamo, insomma, lamentarci da quell'atto lì. Guardi, io arrivo dalla Lombardia e quindi tanta roba, veramente. Nel senso che qui? Mi sono trovato molto meglio e non posso dire nient'altro, anzi tutto bene, tutto grazie. Queste dunque le opinioni dei pazienti al San Bortolo di Vicenza, raccolte da Daniele Garbine. Noi rimaniamo in provincia di Vicenza, ma per parlare di un altro problema, che è quello dei plateatici nel centro di Bassano del Grappa. Siamo in collegamento con Mirko Cavallin, con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta. Buongiorno Mirko.
Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Focus TG e di Rete Veneta. Il tema dei plateatici in realtà non è nuovo, anche se parte da uno spunto di questi giorni. Proprio ieri è passata anche per Bassano la Ferrari Cavalcade, questa corsa, questo passaggio appunto di tante Ferrari 125, che ha portato il Comune di Bassano a emettere un'ordinanza di chiusura e di eliminazione temporanea dei plateatici nelle piazze del centro. Sono una quindicina i locali che si affacciano solo nelle tre piazze del centro di Bassano. Con me c'è uno degli esercenti, Jacopo Palasgo. Al di là, Jacopo, del caso singolo di ieri, però insomma voi sollevate un po' un problema dal vostro punto di vista, perché c'è un mancato introito di fatto. Sì, no, non è tanto questo. Ci tengo a precisare che ogni iniziativa da parte del Comune è ben vista e accettata benissimo da tutta la popolazione, dai commercianti, ed è fondamentale che questo avvenga. Però ci deve essere un dialogo più importante, noi siamo apertissimi al dialogo ed è fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi tipo di evento e per rendere Bassano competitiva con le altre grandi città del Veneto. Voi però alla fine avete scelto ieri, sia per l'ordinanza sia alla fine per scelta, di lasciare a casa il personale e di tenere chiuso. Sì, noi siamo strutturati per seguire il plateatico nostro che si estende lungo la piazza, e con del personale adeguato e quindi numeroso. Nel caso in cui dovessimo lavorare solo all'interno, metà personale non ci servirebbe e quindi abbiamo preferito tener chiuso, anche perché gli ombrelloni andavano riposti all'interno del locale, non avendo la struttura, non avendo dei magazzini adibiti. E quindi c'è stato questo tipo di disagio, ma non vorrei soffermarmi solo sull'episodio in particolare. Ecco, quindi dialogo aperto col sindaco Nicola Finco, tra l'altro in questi giorni, a quanto ci risulta domani nominerà la nuova giunta, quindi inizierà un dialogo anche istituzionale. Sì, è fondamentale che ci sia sempre un tavolo aperto di dialogo, di dibattito sano, perché non vi è una senza l'altra. Le amministrazioni hanno bisogno delle società e delle attività commerciali, e le attività commerciali hanno bisogno delle amministrazioni. Quindi chiediamo e siamo disponibilissimi ad aprire ogni volta un tavolo per un dibattito sano e produttivo. Complessivamente diamo uno sguardo all'estate, insomma, che speriamo anche con le temperature arrivi, e al movimento dei turisti, come sta andando? Sta andando bene, Bassano è sempre appetibile perché è una città incredibile, bellissima, e chiunque viene al Veneto una tappa a Bassano la deve fare. Noi siamo come tutte le altre attività commerciali, diamo un servizio di igiene, un servizio di sicurezza, servizi primari, acqua, eccetera, che sono fondamentali per un turista, che per muoversi la prima cosa che fa è vedere dove pranzare, dove fermarsi a bere, i locali, prima ancora di vedere i monumenti e i musei, che sono sicuramente una tappa importante, ma sappiamo che si muovono principalmente per questi motivi. E sì, ci aspettiamo un turismo di qualità quest'anno, sinceramente. E siamo pronti perché, come tutte le attività a Bassano, siamo di altissimo livello. Qualità e anche quantità, insomma, che poi fa la differenza. Jacopo Palasgo, lo ringraziamo per la disponibilità. Con Alessandro Costacutta, Filippo, ti restituiamo la linea. Grazie Mirko Cavallini. Dunque abbiamo sentito nominare il nuovo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, il quale si è espresso ai nostri microfoni proprio per quello che riguarda la movida a Bassano del Grappa e i problemi legati alla movida quando inizia a diventare un po' fastidiosa, diciamo. Sentiamo. Non tollererò più situazioni come quelle che abbiamo visto nell'ultimo fine settimana, perché Bassano sicuramente è una città dinamica, una città che attira molti giovani, però Bassano ha bisogno di rispetto e soprattutto c'è bisogno anche di rispetto per i valori che questa città rappresenta. Parole chiare e precise quelle del nuovo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, sul futuro della movida fracassona nel Salotto Buono cittadino. Stop alle esagerazioni, quindi stop agli eccessi, agli addi al celibato, come quello che nel fine settimana ha portato un giovane vestito come Gesù Cristo a spargere ostie non consacrate fra Angarano, il ponte e le piazze. Una vicenda che ha indignato e irritato bassanesi e operatori economici del centro e che diventa l'esempio di quello che Finco intende cancellare da Bassano.
atteggiamenti come quelli che abbiamo visto non vorrò più vederli. Appena nominerò l'assessore alla sicurezza gli darò un mandato ben preciso, che sarà quello di tenere una città ovviamente viva, vivace, ma con delle regole ferree, perché ripeto, è una città che merita rispetto e quindi non tollererò mai più atteggiamenti di schiamazzi, di celibati al limite della decenza. E oltretutto poi avvierò anche una discussione con gli esercenti del centro storico per assicurare la giusta quiete anche alle persone che abitano in centro storico. Insomma, è giusto che Bassano rimanga quel punto di riferimento per chi vuole trascorrere del tempo libero in una vera cartolina, divertendosi e dando quindi slancio al volano economico del territorio. Ma ci sono delle regole da rispettare e anche i residenti e chi lavora in centro hanno i loro diritti. I commercianti sono un presidio importante per la nostra comunità e oggi Bassano è bella anche perché insomma, ci sono tanti commercianti che investono e rendono la nostra città attrattiva. Poi però ovviamente ci sono anche le esigenze delle persone che ci abitano, quindi sono sicuro che si troverà giusto equilibrio e andremo a responsabilizzare tutti. Di lavoro ce n'è parecchio da fare fra risse, tra minorenni da sedare, strade e porte delle case trasformati in vespasiani e addio al celibato troppo sopra le righe. Ma il tema è al primo posto della lista delle cose da fare della nuova amministrazione. Dunque, questo è il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, su una problematica che peraltro riguarda anche diverse altre città del Veneto. Per quello che riguarda Bassano del Grappa, comunque contro gli schiamazzi e i disturbi recati da alcuni clienti esiste un regolamento che i baristi del centro si sono dati in accordo con il comune. Tenere viva la città accogliendo gli avventori e rispettando le regole di convivenza è quello che fanno i gestori dei locali pubblici del centro di Bassano. Quando qualcuno esagera e va sopra le righe o i livelli di alcol e decibel, l'intervento è doveroso, anche se non sempre può essere tempestivo. Abbiamo un regolamento comunale fatto insieme all'amministrazione proprio per evitare queste cose qua. Dispiace che ogni tanto nel momento in cui arrivano e non si fa tempo ad avvertire le forze dell'ordine, i vigili stessi riescono a fare magari per un'ora quello che vogliono fare della città. Questo non lo condividiamo perché seguiamo tutti una stessa linea guida con tutti i locali, primo di non servire le persone che ubriache o che stanno proprio sopra le righe, o i famosi addio celibati che arrivano qua con baracconi, damigiane e pensano di fare quello che vogliono nella città. Non funziona proprio così. Il centro di Bassano è affollato di locali e le regole che i baristi si sono dati in collaborazione con l'amministrazione comunale è di tutelare anche la vita e il riposo dei residenti. È quello che abbiamo sempre fatto qua in centro, perché con tutti i locali che abbiamo siamo sempre stati molto uniti su queste cose qua per dare anche un lustro un po' alla città. Siamo quelli che fino a una certa ora logicamente hanno l'occhio sulle compagnie, sulle città. Il problema è sempre venuto fuori nel momento che ne so dalle due in poi, quando c'è il deflusso che magari non c'è un occhio per tutti quanti. Però i clienti sui locali manteniamo tutti la stessa linea guida e finora di casi eclatanti non ci sono. Dispiace che a volte quando succedono queste cose risaltano molto, ma come dice un vecchio detto, a volte fa più rumore un albero che cade che mille che crescono. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con Focus TG. Il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza si è riunito in Prefettura Vicenza per predisporre i piani di sicurezza per l'estate. Ce ne parla Luisa Bertini, che insieme a Simone Squarcina ha incontrato il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Comitato Ordine e Sicurezza che si è riunito qui in prefettura con i vertici delle forze dell'ordine, il sindaco Giacomo Possamai, per valutare quali misure mettere in campo per la sicurezza estiva, sia in termini di prevenzione degli eventuali furti in abitazione che soprattutto nel periodo estivo possono verificarsi, sia per i controlli, soprattutto serali, per quanto riguarda la movida e gli eventi estivi. Su questo abbiamo sentito proprio il sindaco Giacomo Possamai. Il prefetto di Vicenza, in coordinamento con le forze dell'ordine all'interno del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, sta predisponendo il piano per l'estate
per intensificare i controlli in collaborazione chiaramente anche con la Polizia Locale del Comune di Vicenza e con le altre realtà amministrative della provincia, perché durante l'estate ci sono alcune attività che vengono intensificate, ad esempio relative alla movida e quindi al disturbo della quiete pubblica la sera o peggio in alcuni casi con la presenza delle baby gang nei centri storici e quindi di veri e propri reati. È cruciale questa attività di prevenzione, di verifica e di controllo. L'abbiamo visto nei giorni scorsi con il provvedimento del questore Dario Sallustio che ha portato alla chiusura definitiva del bar Las Vegas, un bar che per tantissimi tempo, per tantissimi anni, anzi possiamo dire, ha causato grandissimi problemi nella zona di via Lanza. Dopo tre chiusure temporanee, il questore, grazie alla norma prevista dall'articolo 100, ha potuto prevedere la revoca della licenza. Questo grazie a una grande attività di indagine, di presenza sul territorio da parte delle forze dell'ordine, coadiuvate dalla polizia locale. Ecco, questa presenza necessaria è necessaria ancora di più durante la fase estiva ed è questo lo spirito con il quale il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, presieduto dal prefetto, ha ritenuto di organizzare le attività della prossima estate. Allora faremo delle truffe del falso incidente. Sono stati restituiti dalla Polizia di Stato 50.000 euro di preziosi a due vittime padovane, per entrambe la gioia anche di aver recuperato oggetti dal inestimabile valore affettivo. La soddisfazione non solo di vedere bloccati i due truffatori, ma anche di poter riavere tutto il mal tolto. Due signore padovane, vittime della truffa del falso incidente, hanno ricevuto dai poliziotti tutti i gioielli che erano stati loro sottratti dai malfattori. Un 23enne e un 18enne, entrambi campani, fermati in stazione a Roma mentre in treno facevano ritorno a casa. Le due truffe sono state commesse a Padova il 13 maggio e l'11 giugno scorsi. Nel primo caso ad essere truffata era stata un 87enne padovana, a cui il 23enne aveva portato via anelli, bracciali e collanine d'oro. Il giovane si era presentato come un sedicente maresciallo dei carabinieri che doveva riscuotere una somma di 9.000 euro per risarcire i danni che la nipote della donna aveva provocato in seguito ad un incidente. Il 23enne, approfittando dell'agitazione dell'anziana, aveva rubato anche il bancomat prelevando somme di denaro, una mossa che però aveva consentito ai poliziotti della squadra mobile Eugania di risalire a lui e di bloccarlo con 1.000 euro appena prelevati. La seconda vittima invece è una 60enne dell'Arcella, a cui il 18enne campano aveva portato via 40.000 euro di gioielli. Il ragazzo, individuato grazie alle telecamere di sorveglianza della zona in cui vive la 60enne, è stato anche lui bloccato dalla polizia ferroviaria a Roma. Dopo aver recuperato tutta l'area furtiva, finalmente i poliziotti hanno riconsegnato alle vittime i loro averi, preziosi non solo per il loro valore economico, ma soprattutto per quello affettivo. E torniamo a parlare dell'omicidio di Vincenza Saracino, col quale avevamo aperto il nostro telegiornale. La donna che è stata trovata uccisa in un casolare a Preganziol. Proprio a Preganziol si trova il nostro Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto, credo proprio di fronte al bar dove è stata vista per l'ultima volta. A te la linea, Christian. Esattamente così, questo è un elemento nuovo. È un elemento nuovo che sta per l'appunto emergendo in queste ore, lo abbiamo voluto verificare sul campo con Nicoletta Rizzetto. Per questo sono qui con Marica De Piccoli, che è titolare accanto al padre del bar Trattoria La Perla, che è un bar molto noto qui nella zona di sette comuni di Preganziol e Treviso in genere. In questo bar Vincenza veniva spesso e l'ultima volta voi l'avete vista tuo papà martedì sera poco prima delle 18, è così? Sì, esatto. Mio papà verso le meno un quarto alle 6 e ha visto Vincenza che ha chiesto un pacchetto di sigarette e poi si è allontanata verso casa. Un pacchetto di Marlboro Light che prendeva appunto comunemente, lei veniva qui o la mattina o il pomeriggio per un caffè, per una chiacchiera. Esatto, veniva qui, mi ordinavo un caffè e dopo prendeva magari anche sigarette e due chiacchiere in simpatia e dopo o andava al lavoro o tornava. Sempre con il sorriso? Sì, 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 con lei non ho mai vista, ogni tanto vabbè. Capitava che aveva la giornata storta, però come tutti. Voi allo stato attuale probabilmente siete
gli ultimi ad aver visto, o comunque gli ultimi testimoni che hanno visto Vincenza viva. Tu prima mi hai detto Marika era una mia amica. Sì, praticamente ogni tanto capitava che anche 2 anni fa ho deciso di, prima di partire per una vacanza, di uscire con lei, un'altra mia amica, e niente, siamo andate a farci una mangiata, lì sono scherzato e poi ovviamente veniva sempre qui e amicizia così, invece che cliente era più amica, ti devi favori, te li faceva. Ti chiedo a questo punto, c'erano delle ombre nella sua vita o tutto procedeva per questo il meglio? Questo non lo saprei, perché nel lavoro suo non saprei cosa potrebbe essere. Io l'ho sempre vista tranquilla e serena. Sì, esatto. Allora, riavvolgendo il nastro, Filippo, cos'è successo? Martedì sera alle 17.30 Vincenza prende la sua bicicletta e va verso casa, esce dal negozio che gestiva con il marito a Preganzolo, questo sexy shop, e appunto prende la bicicletta e va nel vicino market di Perlando, che è un negozio anche questo molto noto. Dopo appunto essere stata lì Perlando, probabilmente viene qui, perché lì Perlando è qui a pochi minuti anche in bicicletta. 10 minuti, un quarto d'ora a farla grande, ma lei con una bici elettrica penso 10 minuti arrivasse tranquillamente. Lei usava sempre la bicicletta? Sì, sì, no, aveva la patente. Quindi arriva qui, prende la bicicletta, prende le sigarette, riprende la sua bicicletta e poi appunto c'è questo buco nero, non si capisce cosa sia. Sì. No, non è arrivata a casa, verso le 7:15, non so adesso di preciso l'orario, è arrivato qui suo marito, mi ha chiesto, Marika, hai visto Enzo? Gli ho detto, guarda, io no, mio papà purtroppo, cioè, mi ha detto che era venuta a prendere sigarette. E da lì gli ho detto, guarda, se vuoi essere più sicuro, prova ad andare a vedere il bar vicino lì Perlando. E lì, basta, è andato via abbastanza preoccupato. E quindi anche questo è un elemento. Prima tuo papà ha visto appunto alle 18:15 più o meno, poco prima delle 18, Vincenza che ha acquistato questo pacchetto di sigarette, poi appunto tu un'ora dopo hai visto invece il marito di Vincenza che appunto ti chiedeva conto della moglie, se era passata, se non era passata, e tu l'hai visto preoccupato. Sì, era preoccupato, abbastanza agitato, e ho detto spero che la trovi, perché ho pensato tra di me. E tu lì ti sei fatta un'idea, cosa hai pensato in un primo momento, ti sei preoccupata o, no, insomma? All'inizio no, perché ho detto magari si è fermata con qualcuno a parlare, magari anche per strada, si è fermata un amico o amica, non so adesso che frequentazioni avesse, magari con vicini a casa o... E non mi sono preoccupata. Poi il giorno dopo ho iniziato, quando ho visto il telegiornale, e ho visto che cercavano sta donna e ho detto è lei. E lì ho iniziato a preoccuparmi. Quindi quando hai visto il nostro telegiornale è caduto un po' il mondo addosso. Esatto. E dopo più ore passavano, più vedevo i dettagli, basta. Là sono stata sconvolta. Significa anche che c'è un killer in giro a questo punto qui a 7 comuni qui nella zona. Non so se 7 comuni, può essere anche Preganzeo al centro, può essere anche Treviso, non si sa. La cosa è preoccupante, però se c'è una persona in giro in queste zone qua. Marika, io ti ringrazio davvero per la tua testimonianza, davvero preziosa, grazie Marika. Allora, Nicoletta, non so se riusciamo, c'è poco segnale, allora ci fermiamo, volevo mostrarvi la zona questa di dove è transitata Vincenza con la propria bicicletta diretta a casa verso Canizzano. Parliamo di distanze tutto sommato brevi, soprattutto se si ha una bicicletta elettrica, come ci ha riferito anche la stessa Marika. Quindi insomma l'area è tutto sommato limitata. Per il momento è tutto dall'esterno della bar trattoria alla Perla di 7 comuni, comune di Preganzol. Filippo, ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie, grazie molto.
moltissimo, cioè, grazie mille a Christian Arbois per questo prezioso contributo che abbiamo ascoltato in diretta sulle ultime ore di Vincenza Saracino, dalla voce proprio di una testimone oculare. A Thiene le Fiamme Gialle hanno denunciato il rappresentante di un'azienda. L'accusa è di aver tentato di accaparrarsi indebitamente i fondi del PNRR. Tiene, le Fiamme Gialle puntano i fari sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare viene approfondita la posizione di un'azienda che lavora nel comparto dell'allevamento di animali, che ha avanzato richiesta di ammissione al contributo riguardo all'installazione di un impianto fotovoltaico. Secondo gli uomini della Guardia di Finanza, la SRL non sarebbe stata in possesso dei requisiti di ammissibilità. Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato con l'accusa di tentata indebita percezione di erogazioni pubbliche ed è stata proposta la revoca del contributo concesso di oltre 220.000 euro non ancora erogato. Marmola, da due anni dalla tragedia in cui persero la vita 11 alpinisti, uno dei sopravvissuti al dramma, Riccardo Franchin, ricorda i suoi compagni di cordata che non ci sono più. Un secondo e vedremo questo servizio che ci arriva dalla redazione di Vicenza. È un'intervista, come vi diceva Riccardo Franchin, uno dei sopravvissuti alla tragedia della Marmolada avvenuta due anni fa. Per mantenere vivo il loro ricordo, vi anticipo già, ha detto Franchin, continuerà a portare avanti la passione per la montagna. Ma lo ascoltiamo adesso. Quello che ho vissuto io è stato semplicemente sentire un grande boato venire dall'alto e io sono miracolato perché fortunatamente sono riuscito a spostarmi di quel tanto che bastava da essere colpito solo parzialmente. E ovviamente il primo pensiero è per chi non c'è più e in particolare ai miei compagni di cordata di quel giorno che erano Nicolò, Paolo e Filippo. E penso che il miglior modo per tenere vivo il loro ricordo per me sia continuare a portare avanti la passione per la montagna. Le parole di Riccardo Franchin a due anni dalla tragedia, il distacco del Seracco che travolse e spezzò sotto una valanga di ghiaccio e pietrame la vita di 11 persone, 8 veneti, tre dei quali suoi compagni di cordata, la guida alpina Paolo Dani, Filippo Bari, il cui selfie scattato davanti alla montagna divenne simbolo di una tragedia, e il più giovane di tutti gli alpinisti travolti, Nicolo Zavatta, come Riccardo di Barbarano Vicentino, che ha trasmesso alla comunità un'eredità di amore per l'ambiente onorata oggi dall'impegno dei suoi amici. I suoi amici hanno costituito un gruppo, si chiama Un Posto in Cui Tornare, che ha raccolto la criticità ambientale e ha veramente unito questo gruppo di giovani trasmettendo dei messaggi importanti fra loro nella comunità e coinvolgendo anche con iniziative veramente extracomunali di alto livello. Hanno fatto sì che la tematica ambientale sia molto sempre al centro dell'attenzione, per cui sono stati bravi e Nicolò ha lasciato questo messaggio veramente importante. Evento che ha lasciato una cicatrice indelebile a livello nazionale e che oggi viene celebrato a Trento con un minuto di silenzio osservato in consiglio provinciale e con una messa di commemorazione delle 11 vittime a Canazei. Ma oltre alla vicinanza alle famiglie, il ricordo dell'assessore regionale Bottaccini è andato all'impegno profuso dai soccorritori. Più di 300 erano le persone nelle prime ore che sono intervenute, quindi una macchina di soccorsi assolutamente collaudata che ha funzionato e che è riuscita anche in imprese direi quasi miracolose, no? Ricordo per esempio quella persona che fu recuperata, portata all'ospedale di Treviso e che aveva una temperatura corporea bassissima, tanto da far dire che insomma le speranze erano pochissime e che invece si è ripresa. Insomma, quindi ci sono anche qualche aspetto positivo in quella vicenda e quindi io mi sento anche di ringraziare tutti i soccorritori che hanno esposto a un rischio rilevante la propria incolumità. E un accurato intervento sulla condizione dei migranti che arrivano in Italia è stato al centro del discorso del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in apertura della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che si è svolta a Trieste. Sentiamo. I troppi morti ci ammoniscono
a non accettare i semi antichi e nuovi di odio e pregiudizio. Mai. Non vogliamo che i confini siano muri o peggio trincee, ma cerniere e ponti. Lo vogliamo perché questo è il testamento di chi sulle frontiere ha perso la vita. E lo vogliamo anche per quanti oggi, a prezzo di terribili sofferenze, si sono fatti migranti e chiedono di essere considerato quello che sono, persone. Il Vangelo ci aiuta a capire che siamo fatti gli uni per gli altri. Qualche volta ci impieghiamo un po' a capirlo. Quindi anche gli uni con gli altri. La nostra casa comune richiede un cuore umano e spiritualmente universale. La Chiesa è madre di tutti perché solo guidata dal Vangelo, leggere e qualificare le sue posizioni in un'ottica politica, deformando e immiserendo le sue scelte a convenienze o partigianerie, non fa comprendere la sua visione, che avrà sempre e solo al centro la persona. Questa è la nostra libertà. Sempre e solo al centro la persona, che poi è anche il cuore della democrazia. Ad un mese dall'insediamento del nuovo amministratore delegato di Benetton, Claudio Sforza, la proposta nell'incontro tra azienda e sindacati di applicare ai lavoratori contratti di solidarietà fino al 40%, ma dai sindacati è arrivata una risposta negativa. Noi siamo molto fiduciosi che l'azienda continui nella sua operatività e che continui nel suo lavoro. Non c'è timore quindi? Ma guardi, timore c'è sempre. Non sappiamo ancora nulla, quando sapremo qualcosa. Timori? Timori. Sono sereno, dopo... Sì, siamo sereni. Tra chi è fiducioso, chi preferisce non commentare, chi invece qualche timore ce l'ha. È questo il clima che si respira fuori dagli stabilimenti Benetton a Ponzano, dopo la proposta presentata dal gruppo di applicare contratti di solidarietà al 40% per 6 mesi prorogabili. Il no deciso di tutte le sigle sindacali. Abbiamo rimandato al mittente questa proposta e da parte dell'azienda c'è stato, come dire, una promessa di revisione rispetto a quello che ci è stato portato ieri. Nonostante le difficoltà non ci saranno licenziamenti, ma dovendo correlare le risorse umane all'attuale volume d'affari verranno utilizzati gli ammortizzatori sociali. Ad annunciarlo circa un mese fa, poco dopo il suo insediamento, anche con un post sul suo profilo LinkedIn, il nuovo AD di Benetton, Claudio Sforza. Sacrificio che i sindacati non sono disposti ad accettare. Un 40% in questo momento vuol dire far pesare ancora di più la crisi alle famiglie che già hanno grosse difficoltà. A parte gli operai, diciamo che il sacrificio cade soprattutto nella parte impiegatizia, stiamo parlando di oltre 1000 persone, tra Ponzano e Castrette. La proposta va considerata come un'azione a tutela dei posti di lavoro, precisano fonti interne all'azienda e alle agenzie di stampa. Questo per evitare licenziamenti. Il no dei sindacati alla proposta ha fatto risolvere l'incontro in un nulla di fatto. Le nostre preoccupazioni sono di due tipi. Il primo, l'ammontare dei disagi e quindi la salvaguardia dell'aspetto salariale dei lavoratori. Ma quello più grande riguarda il futuro di Benetton, perché il sogno di tutti i lavoratori che ormai da oltre 10 anni vedono i bilanci in difficoltà è quello di ritornare ad essere un'azienda performante. Noi sostanzialmente chiediamo all'azienda di ridurre la percentuale di solidarietà, che significa ridurre il disagio ai lavoratori e, come dire, aiutare a colmare il gap tra la differenza del salario rispetto all'incidenza della solidarietà e quindi integrare magari la distribuzione al 100%. Decisioni e trattative dunque rimandate al prossimo incontro il 15 luglio con le sigle sindacali che chiedono venga anche presentato un piano industriale per capire quali saranno i progetti per il futuro dell'azienda. È tutto momentaneamente rimandato a lunedì, lo aspettiamo fiduciosi e abbiamo fiducia un po' in tutta la famiglia che comunque non è assente e siamo aperti alla discussione.
E allora torniamo a parlare di Movida, lo abbiamo fatto a Bassano del Grappa e a Vicenza con dei provvedimenti che sono stati adottati o saranno adottati dai due comuni. C'è però una situazione analoga che sta dividendo in questo caso il comune di Udine dal Confcommercio ed è un'ordinanza che è stata emanata dal comune che in vista della Notte Bianca limita la vendita e la somministrazione di alcolici. Molti locali che avevano già organizzato diverse iniziative hanno deciso di non aderire e di rimanere chiusi. Noi abbiamo sentito il parere degli udinesi su questo weekend che si annuncia, diciamo, con non come era stato previsto dagli organizzatori. Sono dispiaciuto, ma li capisco e secondo me hanno diritto di farlo, perché comunque è sicuramente un fatto gravissimo, spiacevolissimo, senza dubbio, però non credo che sia chiudendo prima tutti i locali che questa cosa si risolverà, piuttosto con l'educazione civica o con la sicurezza in giro. Non credo che la soluzione sia chiudere tutti senza distinzioni, ecco, non credo risolverà la situazione. Sì, ovviamente mi dispiace, perché comunque noi siamo abituati come gruppo a stare anche a Udine nei bar fino tardi, quindi questo mi dispiace, però posso anche capire i bar che appunto questa comunque restrizione, questa legge appunto li va appunto a un po' a togliere quello che è appunto la funzione di bar, quindi posso capire entrambi. Ovviamente sono dispiaciuta e vedremo cosa fare. Intanto ti divertirai di punto in bianco. Ci divertiremo comunque. L'alcol purtroppo tira fuori il peggio, no? Se c'è del meglio uno non si agita, se c'è del peggio uno diventa cattivo. Quindi l'ordinanza anti-alcol, secondo me, ha una sua valenza. E adesso voltiamo pagina e parliamo dei progressi della sanità veneta. In questo caso a Padova si stanno producendo nuove protesi sempre più sofisticate che permettono di migliorare la vita di molti pazienti che hanno subito un'amputazione. Questo è stato reso possibile da un team di chirurghi plastici, bioingegneri e riabilitatori dell'ospedale di Padova. Fino a poco tempo fa protesi come queste si potevano trovare solo nella letteratura fantascientifica. Ora l'azienda ospedale di Padova, grazie a nuove tecniche d'avanguardia, permette l'utilizzo di protesi bioniche sempre più sofisticate. Chirurgia plastica ricostruttiva ha sempre avuto come obiettivo il ricostruire, e questo è il motivo per cui anche qui a Padova eseguiamo circa una ventina di reimpianti di arti amputati all'anno con successo. In molte altre situazioni purtroppo i monconi ci arrivano talmente danneggiati che questo non è possibile, e quindi tradizionalmente il moncone veniva in qualche modo creato per poter indossare delle protesi tradizionali. È cambiato tutto da quando, diciamo, questa novità scientifica, queste tecniche scientifiche di target muscle reinnervation e target sensitive reinnervation ci permettono invece di confezionare ab initio un moncone intelligente, oppure di rivedere un moncone tradizionale cercando di renderlo intelligente. Il primo intervento al mondo di amputazione di quattro arti con protesi bionica, reinnervazione muscolare e reinnervazione sensitiva, è stato fatto a Padova a giugno dello scorso anno, un impegno che richiede l'utilizzo di multidisciplinarietà. Se non ci fosse questo gruppo di persone composto da ingegneri, chirurghi plastici, ingegneri che fanno progettazione e riabilitatori, sicuramente non sarebbe possibile oggi realizzare, ottenere questi risultati. E io devo ringraziare anche il mio gruppo, che è composto appunto da medici e soprattutto da fisioterapisti, che sono poi quelli che quotidianamente supportano l'attività riabilitativa. L'azienda ospedaliera di Padova però, grazie all'esperienza maturata, è coinvolta anche in due progetti umanitari internazionali, il progetto Gaza e il progetto Ucraina. Probabilmente questo tipo di creare, diciamo, queste amputazioni osso e pelle in gente giovane è qualcosa di criminale, perché mette in ginocchio la generazione produttiva, quindi è qualcosa di molto più grave rispetto
probabilmente alla morte, nel senso che nel momento ricostruttivo ci dovrà essere un grandissimo impegno, ecco quindi che hanno chiesto a Padova un aiuto. Ci fermiamo ancora per un istante, a tra poco. Bentrovati a Focus TG, andiamo a Palazzo Ferro Fini a Venezia, sede del Consiglio regionale, dove il vicepresidente della seconda commissione consiliare permanente Jonathan Montanariello ha presentato il progetto per una pista ciclabile Adige-Brenta-Chioggia. L'ambizioso percorso ciclabile presentato a Palazzo Ferro Fini da Jonathan Montanariello del Partito Democratico è lungo 10 chilometri, collega i territori di Rosolina e Chioggia seguendo le rive dei fiumi Adige e Brenta. Una pista ciclabile in grado di offrire agli abitanti delle frazioni di Chioggia una strada sicura, evitando la pericolosa strada Romea. È un progetto che mette insieme una pista ciclabile che va dall'Adige al Brenta, è un progetto che nasce dai territori con le migliori esperienze progettuali dei territori di Sant'Anna, con una collaborazione con i territori delle frazioni di Cavanella, con Rosolina. È un progetto che non ha nulla a che vedere con l'Avento, che è un'importantissima pista ciclabile, ma che taglia esternamente i nostri territori. Il progetto Adige-Brenta-Chioggia rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile. Una ciclabile sicura permetterebbe sia ai cittadini residenti che ai turisti di attraversare il nostro territorio a sud della Laguna di Venezia in tutta sicurezza, senza ansie o paure anche per l'attraversamento della strada statale Romea, che è una delle più pericolose d'Italia. La ciclabile offre un percorso urbano facilmente raggiungibile anche per i turisti provenienti dai campeggi. Lungo il tragitto potranno trovare locali aperti, assistenza tecnica per le biciclette e ammirare le numerose bellezze artistiche e architettoniche dei territori. Il progetto unisce diversi territori promuovendo la mobilità sostenibile e il turismo slow, contribuendo al benessere sociale della comunità. Per noi che gestiamo strutture ricettive all'aria aperta, che rappresentiamo a Chioggia, diciamo un'utenza importante che ama viaggiare in bicicletta, noi facciamo circa 1 milione di presenze all'anno, mettere a disposizione i nostri territori, la conoscenza dei nostri territori in maniera sicura e vivendo all'aria aperta è per noi un progetto da sostenere e molto ambizioso. E ora parliamo dei cantieri per le Olimpiadi invernali in programma a Cortina, che oggi hanno ricevuto la visita del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ci racconta tutto in diretta Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno, buongiorno Filippo. Il ministro Matteo Salvini ha lasciato da poco Tai di Cadore, l'ultima tappa di un tour che questa mattina lo ha visto dapprima a Cortina, al cantiere a Ronco per la realizzazione della pista da bob, successivamente al cantiere aperto per la sistemazione dello stadio del ghiaccio e poi a seguire lungo la 51 di Alemagna alla cantiere della variante di San Vito, poi a Valle di Cadore e infine qui a Tai, l'intervento più imponente dal punto di vista economico senza dubbio, 110 milioni di euro di investimento su un totale di 250 milioni. Come vedete alle nostre spalle, questa è la vasta area del nelle immagini che vi abbiamo mandato c'è anche l'ingresso della galleria che consentirà di bypassare di fatto il centro di Tai di Cadore, che per la 51 di Alemagna e alla 51 di Alemagna di respirare. Qui ci sono evidentemente molte attività, molte abitazioni, il traffico è decisamente pesante e non soltanto quello dei tir.
TIR. Abbiamo, siamo riusciti ad intercettare il ministro perché l'ingresso ai giornalisti è stato vietato. Abbiamo intercettato il ministro proprio all'uscita dall'area del cantiere. Il contributo è in regia e prego di mandarlo, poi la linea può tornare allo studio. Ho visto degli operai al lavoro dopo, mi diceva il sindaco, 50 anni di attesa qua nelle varianti in Cadore. Stiamo rispettando i tempi previsti, anzi contiamo di finire in anticipo. Le Olimpiadi sono un grande stimolo per recuperare il tempo perduto. Ci saranno miliardi di persone nel mondo che guarderanno al Cadore, a Cortina, al Veneto, all'Italia, alle Dolomiti e alle Alpi, quindi sono contento da ministro delle infrastrutture che tutto stia procedendo, dal Bob a Cortina, al Palaghiaccio, alle varianti, tutto nei tempi previsti, nonostante i gufi. Vi ricorderete che fino a qualche mese fa c'era gente che diceva non ce la faranno mai, andiamo a fare il Bob in Svizzera, in Francia, in Austria, altrove. Le Olimpiadi sono Milano-Cortina, quindi conto che per il territorio sia un grande passo in avanti e da segretario della Lega, visto che le abbiamo fortemente volute noi, servono per accelerare tutte infrastrutture come queste che altrimenti avrebbero aspettato non so quanto tempo. Diciamo che le varianti sono già belle che in ritardo, perché queste erano opere attese dai mondiali del 2021 addirittura. Sì, no, ma mi parlava il sindaco, negli anni 70 si parlava delle varianti, quindi diciamo che se ci arriviamo come nostro obiettivo, come mio obiettivo, dicembre 25, vuol dire che cambia la vita di questi paesi. Ho parlato con i sindaci, ovviamente togli traffico, togli inquinamento. Bisognerà che i sindaci con le comunità lavorino per tenere vivo il centro dal punto di vista commerciale, culturale, però ci sono tante iniziative col territorio che stiamo portando avanti. A proposito dei sindaci, so che le hanno consegnato un dossier per il villaggio a Borca di Cadore, si parla di residenzialità, ci sarà la possibilità di dare interesse, di prendere in considerazione queste istanze? Studio come studio i problemi della Gordina, visto che ci sono tanti insediamenti produttivi. Diciamo che al Ministero oggi pomeriggio mi porto a Roma un dossier che per il Cadore e il Bellunese ha tante prospettive, però oggi fatemi dire grazie alle imprese, agli operai e ai lavoratori, perché quello che sembrava impossibile fino a qualche mese fa adesso è oggettivamente reale e si tocca con mano. Ed ora parliamo di carceri. Nei giorni scorsi una comunicazione del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari ha annunciato l'inserimento di nuovo personale anche nel carcere minorile di Treviso. L'associazione Antigone parla di un ottimo segnale, ma i numeri non bastano a colmare le carenze. Nell'ultimo periodo, sia per quanto riguarda primi anche i secondi, l'organico è aumentato. Negli ultimi mesi numerose decine di nuovi educatori hanno appena preso servizio, lo stesso vale per i direttori a partire dall'anno scorso. Nuovo personale nelle carceri. Comunicazione ufficiale del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che da Roma aveva annunciato nei giorni scorsi l'inserimento a partire dall'8 luglio di 123 nuovi agenti nelle carceri minorili. 5 quelli che entreranno al carcere di Treviso. Da Antigone, associazione attenta ai diritti dei detenuti, un'azione importante ma non sufficiente a colmare le carenze di organico. Ma la polizia penitenziaria da tanto tempo lo richiedeva, continua a richiederlo, infatti da diversi anni abbiamo una carenza d'organico di più o meno 15%, per queste nuove risorse che cominceranno a lavorare a breve andranno ad aiutare, a sostenere gli operatori che già lavoravano negli istituti. Tuttavia mi chiedo se sia qualcosa di sufficiente. Un problema comune a tutte le regioni d'Italia, che anche a causa del sovraffollamento e di strutture vetuste impediscono di fatto di portare a compimento programmi di reinserimento e rieducazione dei detenuti. Attività che, secondo i report dell'associazione Antigone, in Veneto viene spesso svolta dai volontari o dal terzo settore. Incontriamo spesso educatori incredibilmente affaticati, incredibilmente sotto organico, che faticano a svolgere il lavoro e il risultato solitamente è quello che questi diventano semplicemente dei luoghi di contenimento e di esclusione sociale e di isolamento. Isolamento e scarsa possibilità di avere accesso a professioni che aiutino al reinserimento sociale. Lavori che magari possono aiutare la persona reclusa, per esempio, di imparare un mestiere che magari può essere fatto anche una volta usciti dal carcere. È proprio questo collegamento che continua a mancare e che sicuramente va a contribuire in maniera forte agli alti tassi di recidiva, per esempio.
Allora parliamo di un gemellaggio che oltre a due città unirà anche i loro due ponti che sono molto famosi. Parliamo di Bassano del Grappa e di Mostar. Il gemellaggio tra due città del ponte, Bassano del Grappa e Mostar, sottoscritto lo scorso 24 marzo, prende forma con lo scambio culturale che avrà come protagonista il gruppo bassanese Le Arti di Via, attivo da 40 anni e capace di unire arte di strada, etnografia e antichi mestieri in uno spettacolo che è un vero museo a cielo aperto. È iniziato nel settembre del 2021 in occasione dell'inaugurazione del Ponte Vecchio di Bassano. La delegazione di Mostar era qui a Bassano per siglare l'atto di gemellaggio fra lo Stari Most, il ponte vecchio di Mostar, e il nostro ponte vecchio, che sono uniti da una straordinaria serie di coincidenze storiche. In quell'occasione abbiamo fatto uno spettacolo per la delegazione mostarina e il sindaco Cordic alla fine disse: vi voglio a Mostar come primo gruppo bassanese dopo che avremo siglato il gemellaggio ufficiale fra le due città. Dal 5 all'8 luglio saranno una cinquantina a rappresentare Bassano nel capoluogo dell'Erzegovina, dilaniata 30 anni fa dalla guerra e celebre per lo Stari Most, il ponte vecchio in pietra che attraversa la Neretva. Tra le tante esibizioni in calendario, una unirà idealmente le due sponde del fiume. Due concerti speciali per i quali ci siamo preparati da tempo, che vogliono unire, come tutte le ambizioni delle Arti per Via, attraverso un ponte ideale, le due sponde di Mostar. Un concerto dal lato musulmano, un concerto dal lato croato. È una delle intenzioni che vogliamo portare col nostro viaggio a Mostar. A fare da sigla iniziale delle esibizioni del gruppo Le Arti di Via ci sono sempre le note di Sul Ponte di Bassano, che hanno dato ispirazione al sindaco Mario Cordic. Ha detto che commissionerà ad un musicista bosniaco l'inno Sul Ponte di Mostar. Noi siamo in chiusura di telegiornale, ma abbiamo tempo per un importante aggiornamento che ci arriva da Mestre, dove si trova per noi Lucio Zanato, ed è una denuncia piuttosto circostanziata che è stata resa nota questa mattina dalla FLAI, la sezione della CGIL del Veneto che si occupa di agricoltura. Parliamo di caporalato, vero Lucio? Buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, sono circa 57 gli indiani che sono stati vittime di questa azione di caporalato da parte di un caporale pakistano. La storia è abbastanza lunga e parte da una sorta di cortocircuito tra il decreto flussi, quindi la possibilità di poter chiamare dall'estero persone che vengano a lavorare, e la Bossi Fini. La storia è molto semplice: aziende fittizie hanno fatto il click day, quindi hanno chiamato dei lavoratori dall'India. Questi lavoratori dall'India, una volta arrivati, che hanno bisogno di avere questa azienda che li regolarizza. In realtà l'azienda non era assolutamente presente, qui c'è un problema internazionale, e di conseguenza sono diventati clandestini, sono entrati nella rete di clandestinità, sono stati sfruttati. Pensa che il caporale adesso è sparito, ma si è portato via circa 350.000 euro di proventi proprio determinati dal lavoro di queste persone che vivevano in condizioni fatiscenti. Lo scenario è quello della bassa trevigiana, quindi la produzione ortica per quanto riguarda soprattutto il radicchio, ma anche vitivinicola per quanto riguarda il prosecco. Indagine che attraverso un'esposta adesso passerà attraverso la magistratura. Tutto questo è stato raccontato dalla CGIL del Veneto, che noi vi racconteremo molto meglio questa sera nel corso dei telegiornali. A te la linea. Grazie, grazie Lucio Zanato. Naturalmente quindi l'appuntamento è rimandato e rinnovato alle prossime appuntamenti con l'informazione delle nostre reti. Per intanto vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.